ora alla ricerca di un repository di immagini per scegliere un'immagine da trattare con alcuni degli strumenti del software autore LIM. Tra le risorse disponibili in rete troviamo ad esempio Flickr. Flickr è un enorme archivio fotografico nel quale, attraverso un account di base gratuito, possiamo creare una serie di nostre gallerie con immagini nostre, ma anche scegliere immagini di altri da inserire in nostre gallerie di immagini preferite. Per cercare le immagini che mi interessano, nel motore di ricerca interno della piattaforma scrivo le parole chiave. Immaginando ad esempio di dover predisporre del materiale iconografico per una lezione di cittadinanza e costituzione, penso di poter partire da una famosa opera di Ambrogio Lorenzetti. L'immagine che cerco è l'Allegoria del Buon Governo, dipinta nel 300 dal famoso pittore. Tra i materiali che mi vengono elencati, però, non tutti sono utilizzabili liberamente. Allora restringo la ricerca cliccando su Ricerca avanzata. Tra le impostazioni della ricerca avanzata seleziono Cerca soltanto tra i contenuti con licenza Creative Commons. Ecco qui quindi che mi vengono presentati i risultati della ricerca ristretta. Cerco la mia opera, la trovo, una veduta della Sala della Pace con l'Allegoria del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti. Autore dell'immagine è Steven Zucker. L'immagine inserita dal professor Zucker ha alcuni diritti riservati. Il professor Zucker chiede di condividere allo stesso modo, di non farne un uso commerciale e chiede l'attribuzione dell'opera. Trovata l'immagine da utilizzare per la mia lezione, la voglio caricare nella presentazione realizzata con software autore LIM. Potrei fare il download e poi l'upload nel documento, però voglio provare gli strumenti di cattura schermo dei software autore. In questo caso sto utilizzando Olibord e nella barra mobile di Olibord trovo questa icona che rappresenta una fotocamera, l'etichetta è però videocamera, e cliccando su videocamera attivo un submenu con gli strumenti di cattura. Posso catturare una sezione, cioè una finestra ritagliata da me, un oggetto, una sezione anomala, quindi una finestra dalla forma non regolare, oppure tutto lo schermo. Provo ad esempio a catturare una sezione, clicco su cattura sezione e individuo una finestra nella immagine che sto vedendo. Automaticamente la finestra e l'immagine catturata viene trasferita nel documento realizzato con software autore LIM. Caricata l'immagine sulla presentazione realizzata con software autore, può essere utile utilizzare tra gli strumenti il riflettore. Con il riflettore posso concentrare l'attenzione degli studenti su alcuni dettagli dell'immagine che sto proponendo. Utilizzando il riflettore posso scegliere la forma dell'area illuminata e impostare la percentuale di trasparenza. Il riflettore può essere anche ridimensionato e ovviamente spostato. Gli altri strumenti che trovo nel software autore c'è la lente di ingrandimento che mi consente di visualizzare in modo dettagliato i particolari che mi interessano. Uno strumento tipico di Olibord lo trovo all'interno del menu Disegna, si tratta del Gratta e Vinci. Cliccando su Disegna, Gratta e Vinci e scegliendo l'opzione Copertura, posso coprire
parti del mio documento. Ad esempio, potrei coprire in un test le risposte. Tornando poi sul menu disegna, cliccando su gratta e vinci e questa volta scegliendo l'opzione gratta e vinci, posso grattare la copertura appena fatta per scoprire la risposta nel caso del test o parti dell'immagine in questo caso specifico. Ancora tra gli strumenti tipici dei software autore LIM trovo la tendina, in questo caso prende il nome di oscura schermo. Attivando la tendina, lo schermo, quindi quello che viene proiettato sulla LIM, viene oscurato. L'oscuramento può essere totale o parziale. La tendina infatti è mobile. Il riconoscimento delle figure geometriche. E disegno a mano libera un vago triangolo per evidenziare questa porzione del dipinto. La forma disegnata sarà trasformata in una figura geometrica. In modo analogo opera lo strumento riconoscimento di scrittura a mano libera. Una volta selezionato, posso provare a scrivere a mano libera un testo. Tra le opportunità che ho con il software Autore LIM c'è quella di registrare le attività che si svolgono sulla LIM in classe. Per attivare questa possibilità devo inserire il registratore. Finita la lezione non dovrò far altro che fermare la registrazione, terminarla e salvare il file. Il file registrato è un file AVI e come vedete ripropone tutte le operazioni fatte sulla LIM e anche il relativo audio. Thank you.